grande albergo internazionale, immenso, barocco, dagli ornamenti fastosi ma gelidi. Uno sconosciuto erra di salone in salone lungo interminabili corridoi in cerca di una donna. Egli le dice che si sono già conosciuti l'anno scorso. Cercate di ricordarvi che hanno vissuto una grande storia d'amore, che sono tornati all'appuntamento stabilito da loro stessi, che egli la porterà via con sé. Ma la giovane dice che lei non lo conosce. Mi ripeto che è impossibile. Io non sono mai stata Frederick Pratt. Egli insiste, lei protesta. Io non so di che camera parlate. Io non sono mai stata con voi in nessuna camera. Non volete ricordarvene, perché avete paura. Non riconoscete nemmeno questa fotografia? La donna cede terreno. Serio, sicuro di sé, lo sconosciuto accumula prova su prova. Chi ha ragione? Chi mente? L'uomo è un volgare seduttore, un pazzo? Oppure fa confusione fra due volti? Che cosa è veramente accaduto l'anno scorso? Ecco le domande alle quali voi spettatori dovrete rispondere. Guardate attentamente. Un oggetto, un gesto, una sfumatura. No! Un atteggiamento, il minimo dettaglio hanno la loro importanza. Per la prima volta nella storia del cinema voi sarete coautori di un film. Partendo dalle immagini che vedrete, costruirete voi stessi la storia secondo la vostra sensibilità, il vostro carattere, il vostro umore, la vostra esperienza personale. Spetterà a voi decidere se questa immagine o quella rappresentano la verità o la menzogna, se questa immagine rappresenta il presente o il passato, se questa immagine è reale o fantastica. Vi saranno forniti tutti gli elementi. A voi la conclusione. Alain René, che nei film Notte e Nebbia e Hiroshima Mon Amour ha sconvolto alcuni concetti dell'arte cinematografica, e Alain Robbe Brillet, uno dei più celebri rappresentanti della letteratura romanzistica moderna, hanno concepito e realizzato l'anno scorso Marienbad, l'opera più sconcertante e più nuova dell'anno.